Vito Antonacci è un amministratore straordinario, uno dei più bravi della nostra terra e anche un dirigente di partito di grande qualità. Ahimè, dice qualche bugia, nessuno è perfetto. Dice qualche bugia quando parla di me, per la semplice ragione che io non sono bravo come dice Vito. Non sono capace, non ho tante qualità, non sono un monarca, non sono un sultano che ha una pletora di sudditi devoti e ubbidienti. E vi devo dire che mi fa anche rabbia pensare che ci sono certe persone che hanno saccenza, che parlano veramente con taglio deciso, giudizi trincianti, come se fossero dei manichei della politica, cioè la divisione del bene e del male, dei giusti e degli ingiusti, competenti e i non competenti, i professionisti veri e i professionisti presunti, le persone oneste e le persone disoneste. Ecco, questo schema rigido. E a proposito di onestà, io credo che il buon Filippo ieri sera ha perso un'occasione per tacere sulla vicenda di Antonio Mancino. Noi esprimiamo la nostra piena e convinta solidarietà all'uomo. Siamo convinti che saprà far valere nella sede competente le sue ragioni, le sue buone ragioni. Ma i processi si fanno nelle aule dei tribunali, non si fanno sulla piazza, non si fanno sul palco. Si danneggia gravemente l'interessato, perché si ingenera nella gente un sospetto, un alibi, un dubbio, excusatio non petita. Il resto lo sapete, culpa manifesta. Non è il nostro giudizio questo, siamo garantisti fino in fondo, non garantisti di facciata. Non si fanno i processi in piazza perché la piazza, lo sapete, vuole il sangue, le forche. E questo mi dispiace dirlo. Avrebbe fatto meglio a tacere. Una polemica, credo, insussistente, una polemica che avrebbe fatto a meno di fare, è quella relativa alle presunte bugie dette da noi. Beh, io non ho responsabilità, lo ha precisato Vito Antonacci, di governo degli ultimi 20 anni, 15-20 anni di questo comune. Né io né i 10 miei candidati sono il meno adatto a parlare della situazione di San Michele, della situazione economica e finanziaria. Però un amministratore, una lista che
si appresta a governare, e noi governeremo perché vinceremo le elezioni, cari cittadini di San Michele. Ha il dovere di andare a vedere le carte. Lo abbiamo fatto con umiltà, quello che ci hanno potuto far vedere, perché le altre liste sono piene di amministratori attivi degli ultimi 6-7 anni. L'ho detto l'altra sera, ci sono sindaci, molti vice sindaco, molti assessori importanti che erano il fiore all'occhiello delle giunte delle passate amministrazioni. E quindi quelle carte che faticosamente ho potuto vedere io, loro le conoscono molto bene. E si dice che le carte erano truccate. Allora vediamole insieme. Io lo sanno i miei amici intimi, i miei familiari, odio gli strumenti tecnologici, però certe volte mi rendo conto che sono efficaci. Comune di San Michele, bilanci consuntivi degli ultimi anni. Manca il 2011. Venerdì la responsabile del servizio economico finanziario mi disse che sicuramente martedì o giovedì il commissario prefettizio avrebbe approvato anche l'ultimo consuntivo, quello del 2011, e che giovedì mattina, cioè questa mattina, sarebbe stata in condizioni di farmelo visionare. Stamattina voleva farmelo vedere, ma a mia precisa domanda, c'è l'atto formale di approvazione? No, allora io non voglio confidenze, non voglio in un'orecchia, non voglio sbirciare. Quando il bilancio diventerà un atto formalmente approvato, lo vedrò. Manca il 2011, ma mi ha anticipato che presenta un altro notevole disavanzo finanziario. Iniziamo con il 2008, disavanzo 240.000 euro. 2009, 436.000. 2010, 361.000. Se queste cifre non sono esatte, caro Filippo, insieme dobbiamo andare a denunziare chi mette a disposizione dei candidati sindaco carte che non rispondono alla verità. Questo è un atto che mi è stato dato, non l'ho trascritto io, me lo so fatto trascrivere. E adesso incominceremo a renderci conto della gravissima situazione economico-finanziaria di San Michele, della drammaticità della situazione in cui ci troviamo. Devo prendere atto in questi giorni che è uno dei primi ad essersi reso conto della gravità della situazione è stato proprio Leonardo Spinelli, mi ha detto Narduccio, e oggi capisco quella sua forte preoccupazione, capisco anche la decisione che lo portò a dimettersi, un atto di coraggio, a dimettersi dalla carica di assessore senza non aver denunziato la grave situazione economica del Comune di San Michele. Il Comune di San Michele per mutui paga 753.000 euro l'anno. È, amici di San Michele, una cifra insostenibile per noi. Poi Boscia, i suoi assessori, gli amici che stimo, che rispetto, con cui spesse volte anche mi confronto, diranno: ma noi avevamo questa capacità di indebitamento. Ma una cosa è la capacità di indebitamento
e siamo arrivati proprio al massimo, all'8% previsto dalla legge. L'8%, badate bene, non della intera, della complessiva spesa corrente, ma soltanto del titolo primo, cioè di quella che riguarda gli interessi, perché siamo a oltre il 20% della spesa corrente. Infatti, a fronte di una spesa corrente pari a 3.700.000 euro, che quest'anno si ridurranno a 3.300.000 euro a seguito dei tagli da parte del governo centrale, siamo a una percentuale veramente insostenibile. Noi nei prossimi anni ci vedremo come cittadini caricati di una pressione fiscale che per la gente, per i ceti umili, sarà veramente insostenibile. Ecco perché ci vuole un'azione di governo rigorosa. Quando noi abbiamo detto al primo punto del nostro programma che dobbiamo fare assolutamente e subito quella operazione verità sui conti, lo dicevamo con la consapevolezza di dire una cosa sacrosanta per i cittadini, che non potranno più sopportare, non dico il carico tributario fiscale di quest'anno, che né dell'anno scorso, dell'11, ma di quello che sta per arrivare, perché il commissario prefettizio è stato costretto, in virtù di questa situazione finanziaria, a portare tutte le tariffe al massimo. E nei programmi non c'è nessun cenno, nessun riferimento alla necessità di rivederli questi conti, a mettere in campo politiche non soltanto di contenimento della spesa, che è già contenuta, è spesa ridotta all'osso, a meno che non vogliamo andare a intaccare i servizi essenziali. Ma dobbiamo mettere mano a operazioni anche dolorose, e noi abbiamo il coraggio di dirlo. Credo che siamo gli unici a dire che dobbiamo procedere a una seria alienazione dei beni comunali, del patrimonio comunale. Certamente non venderemo i beni di famiglia, ma venderemo quei beni il cui costo di manutenzione è notevole, quei beni che non hanno una pubblica utilità, saranno alienati, perché dobbiamo diminuire l'indebitamento per non essere costretti a aumentare sempre di più le tasse. E a proposito di indebitamento, delle rate dei mutui, vi voglio dire che il comune di Trani, che è quello il cui indice mi è sembrato il più alto, è al 6,25%. Il comune di Polignano a Mare, dati fornitimi dal servizio economico finanziario, è del 4,02%. Il comune della vicina Casa Massima è dell'1,06%. Il comune di Monopoli il 3,40%. Noi siamo all'8%, cioè il tetto massimo. Poi, come se c'è un'abilità arrivare proprio all'8%, non di solito arriviamo al 7,94%, proprio all'8% secco. Che cosa significa questo fatto, cari amici e compagni di San Michele? Che se non procediamo subito a fare quell'operazione di risanamento a cui ho fatto riferimento prima, noi non potremo non soltanto assicurare i servizi essenziali, almeno quelli minimi, ma non potremo fare quella operazione intelligente a cui ha fatto riferimento Vito Antonacci, cioè di intercettare i flussi finanziari che vengono dalla regione, dalla provincia, dallo Stato, dalla comunità economica europea, per la semplice ragione che per intercettare quei flussi finanziari bisogna compartecipare, c'è una spesa di compartecipazione da parte del comune che oscilla dal 10 al 20 al 25%,
e noi non saremo in grado di intercettare quei finanziamenti, perché non avremo la possibilità di mettere la quota a parte che riguarda il comune. Avete, credo, letto negli ultimi giorni, il comune di San Michele è stato ammesso a un finanziamento importante. Ministero dell'Ambiente, riqualificazione energetica, finanziamento a San Michele, per San Michele, biblioteca comunale nelle due ville, quella adiacente e quella prospiciente, di 1.140.000 euro. Credo che sia una cifra importante che ci consente, che ci consentirebbe di mettere in sicurezza la biblioteca, di farne della biblioteca veramente un cuore pulsante delle attività culturali di San Michele. Ma sorge subito un timore: quella spesa viene finanziata sì, ma al 75%, il 25% è a carico del comune di San Michele, che interviene in quell'operazione in misura di, fate i conti, 280.000 euro. Essersi indebitati fino al collo renderà difficile a qualsiasi amministrazione, a noi un po' meno perché abbiamo le idee chiare, renderà difficile intercettare questi finanziamenti, cari amici di San Michele. Tutto questo ha una causa, una sola. Lo diciamo con serenità, ma anche con fermezza. L'ultimo mutuo di 1.500.000 euro, 3 miliardi delle vecchie lire, questo mutuo a noi ci costa, tutto a carico del comune. Qualcuno ha detto, ma là c'erano i contributi dello Stato, i contributi del CON, non hanno capito che c'era un credito agevolato, il credito sportivo, che non fa pagare interessi salati, ma la quota capitale. 1.500.000 euro a noi costa la bellezza di 178 milioni l'anno. L'anno. Amici di San Michele, è una cosa utile, siamo d'accordo, è là, è un gioiello, nessuno lo nega, ma in un quadro di compatibilità economica noi possiamo apprezzare la bellezza di quell'opera, che peraltro comporta un abbastanza grave onere di gestione, mi diceva stamattina la dirigente, oltre 20.000 euro l'anno, che il commissario vuole subito scaricare sulle associazioni sportive che stanno morendo. Figuratevi quando saranno costretti a sobbarcarsi anche l'onere di gestione di questo palazzetto. E allora incominciamo a capire che piuttosto che fare opere che sono soltanto un monumento alla vanità dell'amministratore, dobbiamo pensare veramente a qualificare la spesa. Queste sono le cose che abbiamo detto l'altra sera, sulla cui veridicità sfidiamo chiunque. Se è possibile fare una tavola rotonda, la vogliamo fare con i funzionari, con le persone che ci danno queste notizie, perché nel caso in cui ce le dessero falsate, prenderemo insieme i dovuti provvedimenti. Ma la verità è questa. Questa è la grave situazione economica del comune. E a questo punto tutto si può fare, credo,
tutto si può fare tranne che chiamare a risolvere questa grave situazione coloro i quali questa situazione hanno creato. Sarebbe come affidare la banca del sangue a un vampiro. Noi, il tempo è tiranno, io ho la fortuna stasera di avere il capogruppo di Sella alla Regione Puglia, che saluto affettuosamente, Michele lo sa, al quale mi lega un'amicizia credo trentennale. Ho intravisto prima anche Lorenzo Cipriano, altro amico fraterno, che è il segretario provinciale di Sella, e tutte le cose che abbiamo da dirci, ce ne diremo tantissime ancora, cari amici di San Michele, non facciamo in tempo a dircele questa sera. Una cosa è certa, nessuno dei miei candidati è come quello spettatore lucreziano che gioisce e si consola dalla terraferma a vedere il naufragio altrui. Siamo tutti imbarcati, diceva Pascal, noi siamo tutti impegnati con una squadra straordinaria. I miei candidati non sono migliori degli altri, lo diciamo subito, i 10 candidati della mia lista hanno consapevolezza che non sono migliori degli altri candidati delle altre liste, ma non sono peggiori. Sono persone straordinarie, di specchiata moralità pubblica e privata. Sono persone di grande affidabilità, sono persone di riconosciute capacità e competenze, e lo dissi l'altra sera, quello che conta è la coerenza tra comportamenti e quello che si dice. Io faccio molto affidamento su questa squadra, una squadra coesa, una squadra determinata. Io sono convinto che se i cittadini ci daranno i loro consensi, noi assicureremo il buon governo a San Michele di Bari. E con questo stato d'animo, con questo augurio, io sono convinto che una rigorosa opera di chiarificazione sarà fatta in questa campagna elettorale. Siamo ancora agli inizi, non può essere completata questa sera, è soltanto avviata. Non mancheranno occasioni per puntualizzare meglio, per far capire fino in fondo a tutti i nostri concittadini, agli elettori, che la posta in palio questa volta è molto alta. E se avremo i loro consensi, sono certo che il 6 e il 7 maggio noi saluteremo non la vittoria di questa lista, di una lista, non la vittoria di Marco Sportelli, ma la vittoria di San Michele, di quella San Michele che vogliamo.